Persia, l'ultimo arrivato in casa Teramo in ordine cronologico, la firma è fresca, è un'esperienza per te nuova e anche molto stimolante. Sì, è un'esperienza nuova, è il primo anno nei professionisti e spero che possa andare nel miglior modo possibile. Senti, arrivi da stagioni importanti ad Avezzano. Sì, è stata una grande annata, annata di gruppo, gruppo fantastico, allenatore fantastico. I tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine, poi ci ha detto male l'ultima partita, però a posto così. Un po' ti è dispiaciuto però lasciare quel gruppo che sta cercando la scalata alla Serie C? È dispiaciuto per i compagni, soprattutto per l'allenatore Giampaolo che mi ha fatto crescere tanto, però questa opportunità va sfruttata. Non te la volevi far scappare. No. Senti, chi ti ha contattato, come è arrivato questo treno biancorosso? Ma io tramite un procuratore ho parlato con i direttori Federico e Capaldi, ci siamo incontrati e è successo. Sì, sei un centrocampista di grande dinamismo, ma quali sono le altre tue caratteristiche più importanti? Ma mi piace giocare palla a terra, e questo, recupero palloni, corro per la squadra, per i compagni, non mi fermo mai. Senti, hai un auspicio da un punto di vista personale, cosa ti aspetti da questa stagione? Ma devi fare un'annata alla grande, sperando di trovare più spazio possibile. Hai lasciato un presidente vulcanico come Paris, ne trovi un altro altrettanto vulcanico come Campitelli? Me l'hanno detto, ma non lo conosco bene Campitelli. Paris è abbastanza vulcanico. Com'è?